Sono Concetta Centamore, sono dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Economico Gioacchino Russo di Paternò. La mia scuola è una scuola innovativa. L'innovazione non è semplice da realizzare e serve una visione condivisa nella comunità scolastica e soprattutto la condivisione delle modalità per realizzarla. In tutto questo un ruolo fondamentale lo gioca la tecnologia, che ovviamente non è il fine della didattica, ma è un ottimo mezzo per fare squadra e per unire chi è distante. Ho scelto questa scuola perché è una tecnologia molto innovativa e all'avanguardia. Abbiamo nuovi metodi di apprendimento che rendono lo studio molto più piacevole e ti insegna soprattutto il vero senso di comunità, includendo tutti in tutto e per tutto, svolgendo anche attività di gruppo che ti formano come cittadino ma soprattutto come persona. Un'esperienza a me cara in ambito scolastico è la realizzazione del Purgatorio in realtà aumentata. È servito per appunto studiare la Divina Commedia di Dante Alighieri in un modo innovativo. Io mi sono occupata appunto della realizzazione del progetto in realtà virtuale, mentre i miei compagni hanno contribuito nella scrittura e nella registrazione degli audio. Questo progetto nasce qualche anno fa dalla ricerca di uno studio innovativo per studiare appunto la Divina Commedia. Grazie al professore Suizzo abbiamo trovato questo metodo innovativo tramite il coding. Abbiamo scritto tutto il codice da noi partendo da zero, grazie comunque anche all'aiuto del prof. Il robot ogni qualvolta si fermerà nei cerchi inizierà a parlare spiegando passo passo l'inferno della Divina Commedia. Grazie ai fondi PON in questa scuola abbiamo realizzato questo laboratorio che vedete qui, che è un laboratorio si chiama Code and Economy, dove i ragazzi possono lavorare sul coding, quindi sulla programmazione. In più abbiamo fatto dei laboratori mobili, un laboratorio mobile linguistico, un altro scientifico, e abbiamo utilizzato anche i fondi del PNSD per creare altri laboratori mobili con iPad, per cui tutte le classi in realtà poi diventano dei laboratori veri e propri. Fare scuola significa anche e soprattutto creare relazioni. Le relazioni immediate, correnti, quotidiane sono quelle che creano gli alunni e i docenti. Per diverso tempo abbiamo cercato una soluzione per rendere avvincente lo studio del diritto ed entusiasmante. Abbiamo poi elaborato un progetto, creato un progetto che si chiama Law in Action, il processo simulato. Abbiamo reso i ragazzi, gli studenti, attori partecipi di quello che è realmente un processo, un caso reale che loro creano, devono dibattere, devono discutere, devono cercare le soluzioni interpretando attivamente loro il ruolo. Così si sono appassionati e hanno reso vivo e concreto lo studio di una materia che è solo apparentemente teorica ed astratta e che serve alla costruzione della loro persona. L'Istituto Tecnico Economico è l'unica scuola in Italia nella quale si studiano 5 anni di diritto ed economia politica. Non sempre i ragazzi accolgono lo studio del diritto con entusiasmo, tranne se li mettiamo in campo direttamente per scrivere loro una legge. I ragazzi hanno ideato un disegno di legge per affrontare la ludopatia. Questo disegno di legge è piaciuto molto ed è stato discusso dai ragazzi in commissione al Senato e questa è stata la cosa che ha veramente svoltato nelle loro vite. We'll be right back.